Ah, buongiorno a tutti, sono Francesco e sono project manager di Moovit per il progetto Carpool su Italia. Innanzitutto ringrazio Giovanna per l'invito, per la presentazione che ha fatto sul carpooling e anche Dottor Pirone per davvero l'interessante presentazione sulla tematica dell'assicurazione in itinere, su cui davvero vorrei tornare tra 5 minuti. Vorrei prima spiegarvi come funziona l'app, in modo tale poi da fare delle osservazioni sulla parte assicurativa e farvi capire meglio, ecco, in che modo secondo me Moovit può essere una soluzione o come quantomeno un supporto per i dipendenti sulla tematica copertura assicurativa INAIL. Innanzitutto cos'è Moovit? Moovit è una startup israeliana nata nel 2012. Ad oggi siamo la prima app al mondo per il trasporto pubblico. Siamo in più di 75 paesi nel mondo, 1200 città, app tradotta in 47 lingue diverse e in tutto il mondo abbiamo più di 55 milioni di utenti. L'anno scorso Moovit ha raccolto negli ultimi 3 anni 85 milioni di finanziamenti da privati, fondi pubblici per il lancio a livello globale. È un'app totalmente gratuita. Può essere scaricata, non è richiesto una iscrizione da parte degli utenti e diciamo un punto di forza di Moovit è la partnership con più di 4.500 agenzie a livello mondiale. Qui su Roma siamo partner dell'Agenzia Roma per la mobilità. Quindi su Italia. In Italia siamo la prima app per il trasporto pubblico, abbiamo 4 milioni di utenti in tutta Italia, copriamo praticamente quasi tutte le città principali italiane, siamo presenti in più di 100 città. Su Roma abbiamo 1.400.000 utenti e siamo partner di Metro News, quindi anche a livello mediatico siamo molto presenti sul territorio per quanto riguarda la parte dei trasporti pubblici. Come funziona Moovit? Se non la conoscete, è un'app molto semplice, vai dal punto A al punto B e ti dà tutte le varie alternative del trasporto pubblico, come raggiungere nella maniera più veloce e ottimale la tua destinazione, andando a incrociare i dati in tempo reale di tutte le linee TPL, ATAC, Cotral e così via dicendo su Roma, ma in generale in Italia abbiamo partnership con tutte le aziende del trasporto pubblico locale. Ora, specialmente su Roma c'è un problema sui trasporti ed è una tematica appunto di cui prima stava parlando Giovanna. Nello spostarsi, soprattutto nei spostamenti casa-lavoro, lavoro-casa, si perde moltissimo tempo nel cambiare mezzi dall'autobus alla navetta, alla metropolitana. Solitamente si perdono quasi mezz'ora la mattina e mezz'ora il pomeriggio, parliamo di un'ora al giorno di perdita di tempo, oltre chiaramente a ritardi negli autobus e appunto guasti sulla linea ATAC, come ci faceva notare una penso collega di Ispra. Una soluzione qual è? Quella di poter investire su nuove infrastrutture, ma chiaramente nuove infrastrutture significa nuovi costi e anche tempo necessario per realizzarle, qualcosa che soprattutto Roma non ha. La soluzione cosa può essere? Il carpool. Questa immagine è molto esplicativa del carpooling, 100 auto per strada, dietro queste 100 auto di media, se poi girate sul raccordo lo saprete sicuramente, tutti quanti viaggiano da soli in auto, ci sono 350 posti vuoti. In tutto il mondo abbiamo circa 2 miliardi di posti vuoti. Quindi quello che vogliamo fare è sfruttare una risorsa reale, un qualcosa che già c'è. Delle macchine che circolano, utilizziamole, prendiamole parte integrante del trasporto pubblico. Quindi ci piace chiamare il carpooling di Moovit l'alleato del trasporto pubblico, perché il nostro obiettivo non è quello di togliere le persone dai mezzi pubblici, ma bensì è fare in modo di ridurre il numero di auto, fare in modo che le auto si mettano insieme e dare un'alternativa davvero utile ai passeggeri, alla nostra base utenti che è quella che utilizza Moovit. Quindi, come funziona? L'app Moovit è quella standard che è rivolta all'utente passeggero che utilizza tutti i giorni i mezzi pubblici. Dall'altra abbiamo creato una nuova applicazione, Moovit Carpool, che è esclusivamente creata per il conducente. Quindi il conducente semplicemente deve andare a inserire i propri percorsi giornalieri, casa lavoro, lavoro casa. Questi percorsi che lui fa diventano parte integrante del trasporto pubblico. Quindi il passeggero Moovit, che utilizza l'applicazione per andare al lavoro dalla propria abitazione, potrà vedere, eventualmente se è presente, un conducente che passa da casa sua e lo può accompagnare
fino all'ufficio, piuttosto fino a un certo punto, e poi permettere, connettendo l'ultimo chilometro con i mezzi pubblici. Quindi è un'app molto semplice. Lato conducenti è una specie di calendario, possiamo chiamarlo così. Il conducente può dare esclusivamente due passaggi al giorno. Perché questo? Immagino state seguendo un po' la tematica su Roma, Uber, che ora deve chiudere i battenti, ha detto toglie tutto, taxi. Ecco, noi siamo qualcosa di diverso, non è un servizio che serve al conducente per far profitto. Il rimborso che lui prende è comunque sempre inferiore al costo che lui sostiene per quella tratta. E inoltre, proprio per evitare di fare in modo che il conducente sfrutti questa applicazione, diciamo, per ottenere rimborsi elevati, e noi blocchiamo e diamo la possibilità di dare massimo due passaggi al giorno, non di più. Quindi l'app è molto semplice, viene caricato il proprio percorso giornaliero, questo percorso diventa parte integrante dell'app Moovit. Qual è il vantaggio per il conducente? Risparmi. Perché? Perché comunque il conducente riceve un rimborso spese da parte del passeggero o dei passeggeri che viaggiano insieme a lui. E in questo poi torniamo dopo, perché dai un passaggio a persone che si trovano lungo il tuo percorso, quindi non ci sono deviazioni. Tu vai da casa al lavoro, fai il tuo percorso abituale, il percorso è tracciato tramite la mappa di Google, quindi non viene richiesto al conducente di andare dalla Laurentina sulla Tiburtina piuttosto che a Fiumicino per prendere qualcuno. No, non è un servizio a chiamata, anche questo ci distingue dal taxi, quindi non è che io metto un percorso, c'è cioè Mario Rossi che abita a 3 km da casa mia, mi chiama e mi dice passami a prendere. No, non è così. Prendi, quindi carico passeggeri che si trovano lungo il mio tragitto. Il pagamento viene ricevuto direttamente sul conto corrente bancario, che sono dati che vengono inseriti sull'applicativo, e in più diamo la possibilità di conoscere il conducente guardando al suo profilo Facebook. Quindi una cosa che noi, ecco, richiediamo per la parte carpooling è l'iscrizione tramite Facebook, che è vero, può sembrare limitante, già vedo delle facce che si girano così, dall'altra però è un qualcosa che è utile, perché immaginate, una cosa è comunque viaggiare con altri colleghi della stessa azienda, di Ispra, ma comunque questo è un servizio che noi mettiamo a disposizione di tutti i cittadini romani. Potrebbe capitare comunque di viaggiare con persone che non si conoscono. In quel caso allora noi vogliamo dare degli strumenti per permettervi di capire con chi state viaggiando. Non vogliamo che viaggiate con persone totalmente sconosciute. E dei mezzi che noi diamo per permettervi di conoscere l'altra persona sono numeri di telefono certificati che diamo comunque all'utente nel momento in cui il passaggio viene accettato, così si possono chiamare, e chiediamo l'iscrizione tramite Facebook. Su Facebook quindi potete vedere che persona è, se avete amicizie in comune, che interessi alla persona. In questo modo, poi, quando andrete con lui in macchina, non risulta essere una persona totalmente sconosciuta. E al momento, se non è iscritto, non ha possibilità di accedere al servizio. Eh sì, quello là, perché è una cosa sì che noi richiediamo al momento. Stiamo lavorando comunque per cambiare e trovare altre modalità di iscrizione. Scusi? Questa obiezione la facemmo in sede della Regione Lazio quando venne il tuo collega Manuel Piazza a Ah, spiegarci. Samuel, Ah, sì. Sam, scusa. E una piccola obiezione fu rispetto alla condizione sine qua non dell'utilizzo del profilo Sì. Facebook, il che poteva l'obiettivo di rendere più familiare l'eventuale datore di passaggio, sì, ha un suo valore, però ovviamente Facebook non ha quella diciamo aderenza alla realtà rispetto a quello che qualcuno può pubblicare e può dire di sé come Certo. garanzia di veridicità. E ricordo che quell'incontro si fece come ipotesi se come criterio per poter accedere potesse essere sufficiente solamente l'inserire, oltre al numero di telefono, il proprio codice fiscale, cosa che hanno sicuramente tutti e non è facoltativo come la scelta di un profilo Facebook. Per quanto riguardava invece l'obiettivo di avere una familiarità, Sì. Samuel, il tuo collega, ci spiegava come c'è anche un sistema per cui quando colui che offre il passaggio, durante, più va avanti la sua esperienza diciamo, donatore di passaggio, la valutazione che riceve da chi invece riceve il passaggio può creare quella credibilità
Giusto. Anche più sostanziale di un riferirsi a un profilo Facebook dove io posso mostrarmi con i petali di rosa intorno e poi essere protagonista di un omicidio efferato. Corretto, corretto. Quello. Giusto, giusto. No, effettivamente sia passeggero che conducente possono rilasciare dei giudizi e le stellette, diciamo, che vanno a aumentare il rating della persona, e quello aiuta. In generale, effettivamente sì, è limitante, perché magari ci sono persone che non hanno Facebook e non possono accedere. Ripeto, stiamo lavorando su questa cosa per trovare altri strumenti. Al momento, diciamo, è lo strumento più utile, che ci permette quantomeno di superare il primo scoglio, perché poi per esperienza, ecco, ad oggi il carpool di Moovit è presente solo a Tel Aviv, dove c'è la sede centrale. Roma è il trampolino di lancio a livello mondiale per il carpool di Moovit, spiegherò dopo perché abbiamo scelto Roma. E sono stato lì una settimana, ogni giorno andavo e tornavo dall'ufficio con il carpool, e il primo approccio, poter vedere la pagina Facebook dell'altra persona, vedere dove lavora, chi è, ha aiutato. Poi, diciamo, comunque per esperienza il tragitto casa-lavoro sempre quello è. Se trovi comunque delle persone che fanno carpool ogni giorno, il primo giorno è una persona sconosciuta, il secondo giorno è una persona che conosci, il terzo giorno diventa un amico, poi va sempre con lui. Diciamo, è più per superare la barriera iniziale, dopodiché, insomma, le persone con cui viaggi, con cui potresti viaggiare facendo carpooling, diventano sempre le stesse. Altre domande a riguardo? Ok. Quindi, diciamo, parte conducente è quella, lato passeggero. Il passeggero è quello che utilizza l'app standard Moovit, quindi come potete vedere nella prima schermata, vado dal punto A al punto B, cerco i percorsi. Qui ti si aprono tutte le possibilità. Puoi prendere la metropolitana, puoi prendere prima l'autobus o la metro, e questo, diciamo, è il vantaggio di Moovit, quindi ti dà tutte le alternative del trasporto pubblico. Oppure puoi chiedere un passaggio a Francesco, in questo caso, ecco, io ho messo apposta questo screenshot per far vedere l'intermodalità del servizio, che ti darà un passaggio fino a Euromarconi e poi da là puoi prendere la metropolitana. Ecco, dicevamo, come conoscere il conducente: puoi vedere il suo profilo Facebook, puoi vedere il rating, quanti passaggi ha dato, dove lavora, tipo di auto che ha, numero e email certificate. Queste servono comunque anche a garanzia comunque del passeggero, dimostrare, ciao Stefania, dimostrare comunque che effettivamente dall'altra parte è una persona fisica, non è una persona inventata. Quali sono i vantaggi per il passeggero? E su questo anche poi torneremo sulla parte assicurativa. Arrivi prima a destinazione, potresti arrivare prima a destinazione visto il traffico di Roma. Viaggi più comodamente rispetto a magari prendere autobus, metro e cambiare più mezzi. Hai la possibilità di scegliere il passeggero che preferisci. Se ci sono una lista di 10 conducenti, puoi vederli comunque tutti quanti e scegliere la persona che secondo te è più ideale, diciamo, migliore per darti un passaggio. E conosci in anticipo il conducente guardando il suo profilo Facebook. Ad oggi, inoltre, Moovit sta offrendo anche una promozione, quindi fino al 31 maggio tutti i passaggi sono pagati da Moovit. Quindi qualsiasi tipo di passaggio potreste prendere da qui fino a maggio, non vi è richiesto l'inserimento della carta di credito, potete tranquillamente viaggiare e al conducente viene dato il rimborso tramite da noi. Quindi, ok, allora prima semmai di chiudere, volevo tornare un attimo sulla parte, ecco, assicurativa, che può essere interessante. Mi sembra aver capito comunque, correggimi se sbaglio Francesco, abbiamo comunque due tipi di assicurazioni. Eravamo assicurazione auto RCA, che comunque copre a prescindere. Ok. Assicurazione INAIL, che è quella comunque che viene che copre ovviamente il dipendente in caso di infortunio in itinere, corretto? Ok. Allora, in questo caso noi abbiamo minimo due utenti, diciamo, che fanno carpooling, cioè il conducente da un lato e il passeggero. Per quanto riguarda il conducente, partiamo dal presupposto che comunque lui abbia ricevuto l'autorizzazione da parte del datore di lavoro a utilizzare la sua auto, perché comunque è un conducente abituale, quindi noi consideriamo questa auto. Poi magari non è vero, ma è una cosa questa che non riguarda Moovit, che è una piattaforma, è una cosa che riguarda Ispra o chi per lei, insomma. In questo caso, per appunto, in caso di incidente, quello che Moovit può dimostrare è che effettivamente non ci sono state deviazioni. Quindi il percorso che lui fa quotidianamente da casa al lavoro, quello è. Perché appunto noi non prevediamo, il nostro obiettivo non è quello di creare un danno o far perdere tempo al conducente. Noi vogliamo che lui faccia comunque il suo percorso giornaliero, se c'è qualcuno lo carichi. Lato conducente, quindi, mettiamo da parte. Passeggero. Quindi normalmente l'INAIL, diciamo, rimborsa il passeggero che prende quotidianamente i mezzi pubblici.
ma se dovesse prendere l'auto privata deve dimostrare che quell'auto privata gli permette di arrivare prima in anticipo oppure che la fermata più vicina è troppo distante. Ok, Moovit è l'unica app al mondo che può permettere di dare questi tipi di informazioni, proprio perché è integrata nel trasporto pubblico. Non so se si vede, ok. Quello che possiamo fare è, ok, se prendi il carpool ci metti tot e quel tempo è calcolato considerando Google Map. La fermata è più vicina, vabbè, mo in questo caso partiva proprio da Ostia, altrimenti avrebbe detto che a piedi ci mettevi 10 minuti e a tot distanza. Quindi ecco, queste sono tutte informazioni che Moovit dà e sono certificate. Quindi È una cosa in è più. una cosa in più. Poi è ovvio che l'ultima parola spetta all'INAIL che manda il Sì, questionario e no, risponde, assolutamente. Però comunque queste sono informazioni che vengono dal conducente, che magari c'è il dipendente particolarmente attento alle tematiche ecco, assicurative in itinere, sono informazioni che noi diamo. Lato RCA, comunque noi al momento non c'è una copertura integrativa, stiamo lavorando comunque in tal senso con società di assicurazione, ma comunque i termini di utilizzo dell'applicativo Moovit Carpool prevedono che il conducente comunque abbia le coperture assicurative previste comunque dalla legge italiana. Ok, perché? Qual è il vantaggio di Moovit Carpool? Allora, il carpool è un qualcosa che funziona. Innanzitutto vorrei specificare che Moovit Carpool non è un servizio per ISPRA. Moovit Carpool è un qualcosa che ci sarà, anzi c'è già perché c'è da settembre 2016. Avremo il lancio ufficiale attraverso conferenza stampa la settimana prossima ed è attivo su Roma e su tutto il Lazio. Il segreto del far funzionare il carpool sono il numero di utenti. Se tu hai 10 conducenti e 10 passeggeri, è difficile creare matching tra le due persone, tra la domanda e l'offerta, ma se hai 1.500.000 persone su Roma che sono potenziali passeggeri, allora il conducente ha 1.500.000 possibilità che ci siano passeggeri lungo il suo percorso a cui dar passaggio. Questo è il primo punto. Secondo punto, partner di Roma Mobilità. Ormai siamo, grazie a Roma Mobilità, abbiamo avviato questo studio negli ultimi 6 mesi per vedere se appunto il carpool fosse uno strumento utile come alternativa al trasporto pubblico per i cittadini romani. Insieme a loro abbiamo sviluppato, abbiamo un po' confezionato questo prodotto. Infatti, è grazie a loro, insomma, anche che sono qui e ci hanno messo in contatto con diverse aziende romane perché credono davvero che la soluzione carpool di Moovit sia effettivamente un vero alleato del trasporto pubblico romano. È l'unica app che può permettersi di integrare il carpooling al trasporto pubblico. Oltre a quanto detto precedentemente, ecco che vi permette di effettuare l'ultimo miglio, come diceva prima Giovanna, insomma, una necessità che voi avete qui sono orari flessibili. Quindi magari sono dipendenti che entrano in un determinato orario, escono un altro. Quindi potrebbe esserci la possibilità che magari voi dipendenti trovate un passaggio carpool per venire la mattina qui alle 8, però magari il conducente, un dirigente che non ha orari, esce alle 9 di sera, dice ritorno come torno, non mi accompagna lui. Ok, l'alternativa Moovit te la dà. Perché comunque se metti, ok, vado da ufficio a casa, se non c'è un passaggio carpool, comunque i mezzi pubblici ci sono. Ti dice in che modo tornare a casa, non ti lascia mai a piedi. Abbiamo inoltre fatto insieme all'Università Roma 3 un questionario su tutta la nostra base utenti di Roma e l'81% delle persone che hanno avuto modo di conoscere Moovit Carpool lo ritengono una soluzione altamente gradita e la valutano come davvero un valido strumento alternativo al servizio pubblico. È uno strumento gratuito per tutte le aziende e le amministrazioni cittadine, quindi sia l'app Moovit Standard che Moovit Carpool possono essere scaricate gratuitamente e inoltre siamo partner di diverse aziende, università e comuni. Ad oggi, la settimana prossima faremo una conferenza stampa a cui tra l'altro parteciperanno anche l'assessore Meleo, Rico Stefano, il presidente e AD di Roma per la mobilità Medaglia. Che dimostra comunque il fatto che Moovit Carpool è un servizio per il cittadino. E questo, diciamo, ci ha permesso anche di coinvolgere diverse aziende, tra cui Procter & Gamble, BNP Paribas,
Sogei in Groupama, che tra l'altro sta qui vicino accanto a voi, quindi può essere utile Ma è comunque sempre per. un'assicurazione, loro non penso avranno i problemi che ci Eh no, stiamo ponendo probabile. noi. Sì, bravo. sì. Oltre all'università, Roma 3, di cui c'era anche Stefania qui, Mobility Manager, ma a breve partiremo anche con Tor Vergata, Sapienza, e anche partnership di eventi come l'Earth Day a Roma, il Light Festival a Pomezia. Chiudo dicendo anche per la navetta, ecco, tornando ecco un attimo sul tema assicurativo, dici come fai a dimostrare che comunque, visto che c'è la navetta, potevi andare a Orfermi con la navetta? Questo lo dico per voi, magari è meno interessante per i dipendenti. Comunque noi possiamo anche andare a mappare gli orari della navetta all'interno dei nostri sistemi. In questo modo potresti dimostrare comunque, ecco, in caso parliamo ecco, di eventi di danni insomma, per il passeggero, che magari la navetta partiva mezz'ora dopo il tuo orario d'uscita e quindi puoi dimostrare che effettivamente il passaggio in auto era la soluzione migliore e quindi aiuta anche in tal senso. Ok, non so se ci sono domande. Vai, Solo una domanda, ma di capire un attimo come funziona, nel sì. senso che nel caso in cui fosse ritirata, diciamo, questo applicativo Moovit a livello aziendale, supponiamo Ispra, ma si crea una sorta, diciamo così, di rete ovviamente dedicata, c'è cioè un sottogruppo, nel senso che i dipendenti dell'Ispra cioè, vedono soltanto nell'ambito della propria esperienza, oppure in realtà comunque rientra nell'ambito di un discorso sempre più generale, cioè io sono Chiaro. in faccia account Facebook, sono visibile a tutti, e Chiaro. invece c'è una specializzazione a livello, diciamo, di singola azienda, diciamo, Chiaro. di gruppo. Ok, allora tutti i dipendenti che accedono sia come conducenti che passeggeri possono inserire, anzi li invitiamo ad inserire il posto dove lavorano, quindi lavoro per Ispra, inserendo anche possibilmente la vostra mail aziendale. In questo modo voi passeggeri o conducenti che vedete il profilo dell'altra persona sapete che è un vostro collega. Ma in generale comunque tu conducente il tuo passaggio viene inserito all'interno del sistema, quindi è visibile ad altre persone, è visibile anche magari a un collega di Groupama che sta qua accanto. Questo perché? Perché riteniamo fondamentale per il successo del carpooling su una città come Roma di non restringere il campo ai dipendenti di un'unica azienda, perché ok, Ispra sono 1300 dipendenti, ma quanti effettivamente sono interessati al carpooling? Siete voi che siete qui. Ho detto il caso più positivo era l'8% in Trentino Alto Adige, ma siamo in un'altra Ok, dimensione, sì. Quindi i quindi numeri diciamo sono sono molto bassi, piccoli siamo sotto l'1%, e se li metti all'interno di un database di 1.400.000 persone funziona. Se lo metti all'interno di un database di potenziali interessati all'interno di un'azienda che magari sono dipendenti e si contano sul numero delle dita, è difficile poi trovare matching e quindi sì. sì, magari si possono fare tutte e due le cose, magari io mi occupo per il campo informatico, ecco perché mi permetto di intervenire un Prego. attimo, perché uno potrebbe anche pensare che aziende che superano un tot numero di dipendenti, per cui come lista per esempio, potrebbe avere senso fare invece una sorta di gruppo, diciamo, rete un po' più dedicata L'abbiamo a. fatto ma non ha funzionato, rispondo. È già stato fatto e anche quando è stato fatto solo tramite Roma Servizi, la piattaforma dedicata, all'inizio hanno provato il test, era un po' farraginoso il funzionamento, Vabbè, ma dipende erano anche dalle pochi piattaforme questo. comunque gli interessati. Non, era un numero talmente esiguo che la combinazione di cui si sta dicendo, anche se sono mutati i tempi, il trasporto pubblico è peggiorato, mettiamoci tutte queste condizioni. Quanto tempo fa è stato fatto Questo questo? quando l'ho ripresentato, 2013. 2013. Sì. No, no, io purtroppo poi avevo rendicontato il numero di iscrizioni, tutta, ma non ha funzionato. Ripeto, per come era impostato, ma anche le richieste erano poche. Quindi, Perché senti. io credo che ci sia un po' di reticenza su questo discorso di dare, cioè di mettere comunque un po' in vetrina Certo, no, guarda, questo, comunque, un po' no, certo, ma quello che comunque può sembrava, essere insomma, indicato di comunque la società per cui si lavora, quindi lei è conducente o passeggero? Ma io potrei fare tutte e due, Ok, mettiamo caso, se lei è conducente però potrei. come te ce l'ho da tantissimo tempo, sono stata Ottimo. forse una delle prime utenti, però ce l'ho a livello di passeggero.
Chiaro. Utilizzo molto per i mezzi pubblici. Chiaro. Quindi al lavoro vengo in macchina, ok, mezzi pubblici, perfetto. Anche no, ma poi lì però... diciamo c'è una gestione personale, nel senso che se lei dovesse ricevere, ecco, mettiamo conducente in questo caso carpooling, riceve una richiesta da parte di due persone, ok, lei può vedere se sono o meno dipendenti ISPRA, quindi se è dipendente ISPRA accetta, se non è dipendente ISPRA rifiuta, nel senso comunque è questo diciamo il modo migliore. Comunque però ogni mattina io devo comunque io persona diciamo dipendente, no? Sì. Poi non che sia anche una donna, perché le donne hanno anche un po' più di difficoltà da certi punti di vista. Lascio mio figlio alle 8:30 a scuola, sì. Comincio a vedermi le app, passa la metro, non passa la metro, guardo che arriva il collega, non arriva il collega. Cioè, io penso che dal punto di vista organizzativo, chiaro, sia un po' difficile. Nel senso che devo avere la sicurezza che comunque quello che c'è la metro, chiaro, prendo la metro, prendo. No, ma infatti diciamo per prendere il passaggio carpool effettivamente solitamente si prenota prima, nel senso se devo venire domani in ufficio metto sull'app, parto da casa. No, no, chiaro, però ecco Moovit solitamente ecco, viene utilizzata dando dati in real time, se sto uscendo in questo momento da casa, ok, metto, vado dal punto A al punto B e ti dice in che modo arrivare perché ti dai dati real time dei mezzi pubblici. Se tu vuoi valutare comunque l'alternativa del carpooling magari la sera prima, fammi vedere se ci sono dei passaggi, così chiedo un passaggio. Quindi metto domani parto alle 7 da casa, quali sono tutte le alternative? Alle 8:30 lascio mio figlio, allora in quel momento non senza scuola, senza 10 minuti dopo, il quarto d'ora dopo, ogni conveniente. C'è la garanzia. Comunque diventa, diciamo, poco utilizzabile. Ripeto, perché là, non è che... No, vabbè, chiaro che... Io lo utilizzo, e dico, siamo utili anche il discorso del passaggio. Certo. Però paradossalmente è più utile per una persona che magari... impegni familiari, che comunque va fuori Roma quel giorno perché ha bisogno magari del passaggio da Roma Nord a Roma Sud per una volta, piuttosto che una persona che lo utilizza tutti i giorni. Io lo vedo dal mio punto di vista. No, no, ma infatti è ovvio che va calato comunque sulle necessità personali, poi ovviamente. Però io come utente dei mezzi pubblici e del mezzo privato e della distanza che percorro tutti i giorni, a quel punto sinceramente prendo la macchina, spendo quella volta che si deve fare tutti i giorni. Per me non sarebbe possibile, ma credo non solo per me. Chiaro. Tutto, comunque, era un po' per chiarire anche un po' le difficoltà che hanno di te. E poi ritengo che il servizio pubblico, comunque che io pago tramite le tasse come cittadino, deve essere comunque incrementato. Cioè io non posso trovare, è chiaro che questo è un ausilio, non è una sostituzione, per carità. Okay. E va benissimo. Però il servizio pubblico non si può dire ah io faccio perché devo aiutare il servizio pubblico, no, il servizio pubblico tu puoi dare, io lo tengo da certo punto di vista, questo è il concetto, insomma. Vabbè, ho detto un po', scusate, però un po' di ragazzi. Ok. Volevo solo conoscere i costi per il passeggero. Sono comparabili al trasporto pubblico, è un costo chilometrico. Ma noi facciamo un esempio, dalla sede di Brancati a Fermi... Quanti chilometri sono? Sono 2 chilometri. 20 centesimi. Parliamo di cose concrete. È obbligatorio per il conducente ricevere un pezzo, se uno non lo vuole deve per forza inserire... Al momento, in questo preciso momento, sì, però tra un mese e mezzo ci sarà la possibilità per il conducente di poter modificare, quindi se non vuole compenso mette a zero. No, io invece volevo una precisazione sull'utilizzo del profilo Facebook. Sì. Cioè, un conducente che si registra tramite il profilo Facebook, cosa vuol dire? Che tutti gli utenti di Moovit hanno accesso al profilo Facebook del conducente, hanno accesso completo. Tutti gli utenti di Moovit... cioè, no, se lei ha, il profilo bloccato vedono solo la foto e se hanno amici in comune, basta. Ok, quindi dipende dall'impostazione. Sì, dipende dall'impostazione, sì, del profilo. E fino a che tempo, fino a quanto tempo prima si può distinguere un'eventuale transazione? Anche 10, ma nel momento in cui viene prenotato il passaggio noi diamo la possibilità, diamo accesso ai numeri di telefono, quindi vi sentite tra di voi, passeggero e conducente. Ora l'app ha delle risposte preimpostate, quindi se tu cancelli, che ne so, parto più tardi piuttosto che ho cambiato orario, ci sono diverse cose, ma magari solitamente quando capita si sentono passeggero e conducente e si informano tra di loro. Però si può tranquillamente cancellare anche 10 minuti prima. Ok,